a tutti. Oggi parlerò della regolazione del gap delle ance dell'armonica diatonica per facilitare l'uso dell'overbending. Per comodità ho già smontato un'armonica in Do, e questa è una Special 20. Farò diciamo, un discorso solo sulla regolazione di un'ancia. Cioè di un foro a cui corrispondono due ance, una soffiata e una aspirata, e per lo stesso principio poi si possono regolare tutte le altre ance. Allora, scelgo di andare a agire sul sesto foro e quindi sulle ance del sesto foro per utilizzare con più facilità l'overbending. Quindi il sesto foro, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, questa qua è l'ancia del sesto foro. Abbiamo un'ancia. Soffiata. E abbiamo dall'altra parte abbiamo il sesto foro della sesta ancia, soffiato e aspirato. E allora, questo è il lavoro che faccio io. Quindi prendo uno stecchino che possiamo normalmente trovare in cucina e spingo dall'interno, quindi dove troviamo la bacchetta portaance, le ance che danno verso l'interno, quindi inserisco dal foro, nel sesto foro, questo stecchino con molta delicatezza, altrimenti rischiamo di danneggiare l'ancia, se non addirittura spezzarla. Quindi spingiamo, vedete? Vedete che spunta la sesta ancia spingendo. Ok. Ecco, andando a agire così e applicando una certa pressione, tenendolo un pochettino, pian piano vedremo che l'ancia si avvicinerà alla placchetta. Ecco, facciamo attenzione diciamo, sebbene l'overbending risulta molto più semplice da poter far funzionare avvicinandola molto. Lancia la placchetta portaance quando la distanza si riduce al minimo, però il rischio è quello che è la, diciamo soffiando normalmente quel foro lì e quelle ance lì non suonino. Stessa operazione lo faccio dall'altro lato, ok, sempre sulla sesta ancia, questa volta dall'esterno, quindi dall'esterno andiamo a considerare sempre, ok, da qua ci siamo, quindi spingo molto delicatamente e avvicino il più possibile. Potremmo avvalerci ad esempio di un piccolo pezzo di carta, no? Per fare da spessore, per avere un'idea di quanto questa ancia deve essere distante, no? In questa maniera. Il concetto è che tanto più vicina e tanto più in linea sarà la placchetta portaance, l'ancia corrispondente del foro, tanto più saremo agevolati nel suonare l'overbending. È chiaro che ci sono le customizzazioni che agevolano queste cose e determinati tipi di armoniche che agevolano. Allora, se prendiamo quindi il sesto foro, soffiato, aspirato. Ok, l'overbending. Per chi ancora non ha tirato fuori l'overbending, un modo più semplice potrebbe essere, dopo aver regolato il gap, sesto foro aspirato,
prendiamo il bending aspirato. Ecco, con la stessa posizione della lingua, della bocca, e senza aumentare la forza per spingere l'aria, quindi una volta che abbiamo preso il bending nel sesto foro aspirato, soffiamo. Questo è l'overbending, l'ultimo che avete sentito. Ok, una volta che avete padroneggiato questa, diciamo, sentite entrare l'overbending anche perché sale di un tono e mezzo, quindi la sensazione che avete è quasi che vi è un salto appunto di un tono e mezzo, non è un bending ma è un overbending. A quel punto potete anche non fare più questo, diciamo, questo allungare un po' il discorso per avere l'overbending. Io ho semplicemente dato un consiglio per tirarlo prima fuori, ma l'overbending teoricamente entra anche senza, diciamo, particolari ausili. Ad esempio, nel sesto foro soffierò e farò entrare subito l'overbending. Bene, così come avete visto nello schema precedente, rispetto all'armonica in do con l'accordatura tradizionale e lo schema di dove sono posizionate tutte le note, ho segnato in rosso quelli che sono gli overbending e adesso suonerò avvalendomi anche di un metronomo, cosa che consiglio a tutti, di esercitarsi sempre con l'ausilio del metronomo che appunto ci dà il tempo di cantare la scala in senso crescente e decrescente, l'intera scala cromatica. Alla prossima!